Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio parlare di quei venditori e di quegli artigiani che una volta che hanno preso i soldi non li vede più. Il telefono suona ma loro non ti rispondono. Siccome che è una cosa che mi sta particolarmente sulle scatole, ci tengo a parlare di questo argomento. È una cosa che io l'ho gommato tutti i giorni perché anch'io ho un'azienda artigiana. Siamo poco più di 20 persone, molto di più rispetto alla media del mercato, però comunque siamo considerati degli artigiani. E nella categoria, a partire dagli idraulici, dagli elettricisti, dai muratori, ma ci metto dentro anche quelli che fanno gli infissi, c'è questo problema che una volta che l'artigiano l'hai pagato, hai paura che non venga più a metterti a posto. E la paura è fondata perché veramente ci sono tanti artigiani che si comportano in questo modo. Questo è dovuto a una mancanza di etica professionale, ma anche una mancanza di onestà e di rispetto verso le altre persone. Perché è giusto prendere i soldi per il proprio lavoro, ma anche è giusto accompagnare il cliente dall'inizio alla fine, dargli un'assistenza per sempre. Una volta che è diventato tuo cliente, io non dico che devi darla per forza anche a chi non è tuo cliente. Lì è una tua scelta. Se ti chiama uno che le finestre o quello che è non le ha fatte da te, sarai tu che chiederai lo faccio o non lo faccio l'assistenza. Ma se tu hai fatto il lavoro, perché non devi andare, magari hai fatto un lavoro che ne so di 50.000 euro, poi ti chiama chi ha la maniglia lenta e non ci vai a metterlo a posto. Ma questo succede molto più spesso di quello che uno può immaginare, è una cosa veramente veramente molto brutta per tutta la categoria degli artigiani e anche per i venditori. Come puoi riconoscerli prima di acquistare le finestre? Come puoi riconoscere quegli artigiani e quei venditori che si comportano in questo modo? Se uno è un po' scafatto, col sesto senso già riesce a farlo, però voglio dire, è dura qui. Un'altra cosa che puoi fare è leggere le recensioni. Se ci sono delle recensioni dove c'è scritto dovevano venire a cambiare il telo di una zanzariera e non sono mai venuti, o li devo chiamare mesi e mesi per venire, quello non è un gran segnale. Come non è un gran segnale se cerchi le recensioni, vai su Google, vai su Facebook, vai su... ci sono tanti siti dove puoi leggere le recensioni e non c'è neanche una recensione. Probabilmente le hanno spente, le hanno cancellate perché non volevano far vedere quelle recensioni troppo negative. E anche questo è un bel segnale d'allarme. Se anche questo consiglio non è stato sufficiente, come puoi smascherare quegli artigiani, quei venditori che si dissolvono come la nebbia una volta che li hai pagati, che non rispondono più al telefono e ecco addirittura che cambiano il numero di telefono? Puoi fare due cose. Puoi provare a chiedere come gestiscono le assistenze e vedere come ti rispondono, o provare anche a chiedere un'assistenza finta, tra virgolette, no? Chiami con un incognito, con un altro nome e vedi come si comportano. Oppure puoi chiedere se hanno un servizio di manutenzione degli infissi nel tempo, una manutenzione programmata come avviene per le caldaie e per le altre cose. Se uno ti risponde, lo vedi che è molto impreparato, probabilmente è la cosa che lo fa, quindi l'assistenza non è tra le sue priorità, probabilmente le sue priorità sono quelle di vendere le finestre. Se invece vedi che è preparato, che ha un servizio, probabilmente sarà una persona seria. Spero che anche questi consigli ti siano stati utili. Ciao e al prossimo video!